Giusto così, Barbara D'Urso e Mediaset, l'ex opinionista rompe il silenzio con l'addio di Barbara D'Urso a Mediaset, sono scomparsi dalla TV anche molti personaggi che affollavano i suoi salotti. Carmelita c'è stato un periodo in cui conduceva, infatti, ben 3 trasmissioni. Pomeriggio 5, Live non è la D'Urso, e Domenica Live. Tuttavia, c'è qualcuno che è rimasto a partecipare a vari programmi in onda su Canale 5 in qualità di opinionista. Quest'ultima ha deciso di dire la sua sull'allontanamento della 67enne. Barbara D'Urso e Mediaset, l'ex opinionista rompe il silenzio. Patrizia Groppelli, ex opinionista dei programmi condotti da Barbara D'Urso, è oggi presente a Mattino 5, Mattino 4 e Pomeriggio 5. La 50enne, nota anche per i suoi gustosi botta e risposta con altri ospiti, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, ha parlato dell'addio di Carmelita. Barbara D'Urso e Mediaset, l'ex opinionista interviene per la prima volta sull'argomento. È stato uno scossone per tutti, anche me. Ma l'azienda ha deciso così e in qualche modo era giusto che quell'epoca finisse. Ciò non toglie che io debbo molto alla D'Urso. Ho cominciato con lei, ho imparato un lavoro nella sua arena. Se la sento ancora, ci sentiamo ogni tanto ma ci vediamo pochissimo. Ma è sempre stato così. La sera prima delle nozze con Sallusti andammo a cena con lei e gli raccontammo del matrimonio. Lei fu carina, non disse nulla a nessuno, ha dichiarato Patrizia Groppelli. Barbara D'Urso e l'addio a Mediaset, parla Patrizia Groppelli. Come rispondo a chi ha scritto che sono l'unica ex opinionista di Barbara rimasta dopo l'epurazione, magari per rispetto di mio marito Sallusti? Una banalità ingiusta e cattiva che mi ha fatto molto arrabbiare. Lavoro a Mediaset da molti anni e da molto prima di sposare Alessandro, che peraltro non ha mai alzato il telefono per aiutarmi. Faccio da sempre tutto con le mie gambe e, a differenza di altre e altri, non ho mai avuto bisogno di sponsor, ha rimarcato sempre Groppelli. E a Il Fatto Quotidiano, lei ha parlato anche della sua sfera privata. Non riuscivo ad essere felice fino in fondo e di conseguenza nemmeno totalmente libera. Sì, a Pomeriggio 5 minuti da Barbara mostrai la fede e mi commossi dicendo: oggi sono veramente felice, sono libera e ho accanto un compagno che ora è un marito. Come mai dissi di sentirmi libera? Non lo sono stata totalmente e per molti anni. Perché portare le corna così pubblicamente è stata una vergogna, retaggio culturale forse derivante dalla mia educazione, perché ho subito una pressione mediatica enorme che mi ha fatto stare molto male, perché lo strascico del divorzio è stato lungo e doloroso. Non riuscivo ad essere felice fino in fondo e di conseguenza nemmeno totalmente libera, ha confidato a Il Fatto Quotidiano, la Groppelli riferendosi all'ex marito Dimitri Kunz d'Asburgo-Lorena.